fra poco passa il giro. È un po' che mi hai lasciato, è come un corridore, quasi quasi mi ritiro. Mi chiudo in questa stanza, perché la tua presenza, malgrado passi il giro, devo dire che mi manchi da morire. Fra poco passa il giro, io ci speravo tanto, è come un corridore che non vince, c'ho anche pianto. Però sinceramente non me ne frega niente. Fra poco passa il giro e in casa solo io non ci resterò. È una festa, una gran festa, certamente ci sarà. Mancherà soltanto Coppi perché Bartali è già là. Buonasera dal giro, buonasera dal processo alla tappa. È andato finalmente a segno il primo vero attacco da parte di Marco Pantani, anche se ha fruttato meno del previsto Zulle, trasformando una lunga salita in una specie di cronometro. Ha limitato i danni nei confronti di Pantani e addirittura ha riconquistato la maglia rosa. Questi due temi centrali, ma ce ne sono tanti altri qui a Piancavallo. Li esaminiamo subito con Moreno Argentin e con uno dei nostri migliori allenatori di calcio, che sappiamo essere anche tecnico molto attento, oltre che appassionato di ciclismo, Francesco Guidolin. Dicevamo allora, Moreno, l'attacco di Pantani è andato a segno, adesso la classifica generale va delineandosi davvero, avevamo detto, lo abbiamo ripetuto come tormentone, il giro comincia sempre domani, stavolta è davvero cominciato. La stiamo vedendo questa classifica generale, almeno limitatamente alle prime 5 posizioni, e abbiamo Zulle di nuovo in maglia rosa con 22 secondi di vantaggio su Pantani. Tonkov, esamineremo anche la sua resistenza sulla salita, è a 40 secondi. Guerini, davvero ammirevole, a 57 secondi, quarto in classifica, mentre quinto è Noè, l'unico della ASICS CGA che abbia resistito. Poi, dicevo all'inizio, tanti sono i temi, parleremo della sconfitta di Gotti e anche in misura minore, naturalmente, di quella di Bartoli e di Bettini. Un tuo primo commento, mentre ci ha raggiunto anche Davide Cassani. Direi che Pantani ha rispettato un po' tutti i pronostici, appena la strada ha cominciato a salire si è dato da fare, l'ha spinto al massimo per staccare appunto gli avversari, peccato che sia riuscito a dare solo 12 secondi ai diretti avversari. Un Tonkov e un Zulle molto bravi, perché lo hanno lasciato andare, hanno preso la loro cadenza. Tonko non tanto, probabilmente l'ha mollato troppo tardi, è appagato un attimino, comunque dopo si è ripreso e alla fine hanno guadagnato appunto su Pantani e Gotti. Naturalmente oggi ha preso quello che si dice la bastonata e non so se riuscirà a recuperare nelle prossime salite quello che lui ha perso, comunque dimostra di non essere assolutamente in condizione. Abbiamo intravisto in una inquadratura totale anche Giuseppe Saronni, team manager della squadra di Tonkov. Ecco, a un certo punto poteva sembrare preoccupante la situazione di Tonkov, che forse ha commesso un piccolo errore di presunzione quando ha tentato di resistere nei confronti di Pantani, ha avuto un momento di difficoltà, mi pare, grosso modo a metà salita, e poi è andato su col suo passo e con un rapporto decisamente superiore a quello di Pantani. Sì, Pavel sta facendo di giorno in giorno dei grossi progressi, sta migliorando di condizione, di morale anche. Avevamo parlato ieri questa mattina di non rispondere sempre prontamente agli scatti di Pantani, nessuno gli può rimanere a ruota per due o tre scatti perché è un corridore che ha questa grande caratteristica. Lui l'ha voluto fare, stava bene, però ha pagato un po' sul pezzo duro, si è ripreso abbastanza, ha contenuto il distacco, assieme a Zulle è arrivato qui per il secondo posto e quindi direi che tutto sommato è un'ottima giornata, una buona prestazione per lui. Io credo però che debba migliorare ancora un po' per poter tentare di vincere questo giro. D'altra parte, e mi rivolgo a Guidolin, che ha provato con Argentina, abbiamo visto anche le immagini nella telecronaca di De Zan, ha provato questa salita in presa diretta. D'altra parte, questa salita era rischiosa non soltanto perché era lunga e nel primo tratto piuttosto dura, ma anche perché poi nel finale invece la pendenza si faceva più morbida, quindi presentava dei rischi per uno come Pantani, che è partito da lontano.
Sì, infatti la salita è dura all'inizio, nei primi 5-6 km, proprio una salita da pantani, mentre nel finale comincia a spianare, possono essere usati rapporti più lunghi e sicuramente Zulle avrà tenuto conto di questo salendo col suo passo e ha contenuto il distacco. Comunque una tappa molto bella e finalmente, meritatamente, Pantani è riuscito ad arrivare alla vittoria secondo me. Dicevo Cassani, Zulle ha quasi trasformato, bisogna dire veramente molto bella la sua corsa, ha quasi trasformato questa salita in una cronometro, ha mantenuto le promesse, lo aveva sempre detto, non avrebbe risposto agli attacchi di Pantani, però ha dato un'impressione nell'inseguimento di freschezza e di agilità davvero notevoli. Ha questa capacità, che è poi la capacità del cronometro, di saper dosare lo sforzo, di andare via il più regolare possibile, e questa condotta di gara sta pagando, almeno per lui. Io penso che anche domani possa fare una grossa prestazione e guarda dire... Davide, scusami, Giovanni Bruno ci ha appena detto che proprio Zulle è nel parterre con la sua nuova maglia rosa e con Gnagnarella, quindi potremmo intervistarlo subito. A te Gnagnarella. Sì, ecco, Zulle sta finendo di rispondere al collega Minoliti, un attimo di pazienza. Ecco Zulle, io chiedo scusa ai colleghi della carta stampata, siamo in diretta al processo della tappa. Zulle, complimenti per la riconquistata maglia rosa, domani una gara che la favorisce e poi la settimana dopo riuscirà a controllare, dovrà trasformarsi in un novello Indurain adesso per controllare l'ultima settimana la gara. Sì, essere chiaro è sempre difficile perché tutto via non è terminato, però io penso di mostrare o correre bene di tattica, perché io sapevo Pantani attacca molto pronto, e io penso che nel mondo può con Pantani, possibile Pantani attaccare una o due volte, sì, però della terza volta tu stai a esplodere e stai atrás, e dopo attaccare Pantani io provare un momento, mirare la pulso e stava demasiado e dicevo a me mejor, tranquillo e ritmo e così non perdere molto tempo. Oh, intanto Zulle Gnagnarella, sì. Sta davvero imitando Indurain nel suo spagnolo che è sempre più bello, ma certo. Non sta imparando qualche parolina di italiano, visto che ormai ci frequenta da qualche giorno? Zulle intanto si è detto ottimista, non avendo riconosciuto tutta la forza e la potenza di Pantani in montagna, comunque si dimostra ottimista per la settimana che viene. Le chiedevano da studio, comunque Zulle ha l'auricolare quindi può dialogare anche con voi, le chiedevano intanto se visto tutta la frequentazione del Giro d'Italia non riesce ad imparare una parola italiana. Lo spagnolo di Indurain l'ha imparato bene. Possiamo chiedere a Zulle una cosa, non so Cassani, Argentina e gli altri, ma visto che la cronometro di domani presenta nella prima parte una salita, questo può in qualche modo limitare i danni di Pantani? Penso... C'era Zulle intanto che voleva dare la sua risposta. Ecco, proviamo, sentiamo sì, Zulle. Sì, Magnana è un contraloc normalmente para specialista, però dice antes del giro, Magnana, io conosco il contraloc di Trieste, e sabe, è davvero un parte para Pantani la prima volta, perché Pantani non è specialista del contraloc, però un campione e un buon corridore, perché ti mostrerò che tiene forza, e Magnana è un contraloc di forza. E entonces también Tonko Pantani sicuro mañana dimostrare un buon controllo. Quanto pensa Zulle di poter dare a Pantani domani? Tutti preguntano la mismo quanto minuti. È difficile, hasta ora io penso io e tutto peloton corria molto e molto etappe molto duro e molto rapido este giro e è molto difficile. Come io vendere il maglio rosa sta molto contento e possibile también para etapa un Gonchar sta un gran favorito. E per me, más avanti di Don Confi de Pantani, meglio, però quanto non sé. Ecco, comunque, più delle parole di Zulle, che mi pare abbastanza chiaro nelle sue espressioni, nel suo spagnolo, più delle parole posso garantirvi, parlano i suoi occhi e la sua felicità di oggi. Si sente davvero in forma ed è fiducioso domani di poter incrementare, e anche notevolmente, ha detto a qualche collega della carta stampata. No, ma poi soprattutto stavamo notando la lucidità, la freschezza di Zulle, che come è proprio dei grandi campioni nei momenti di forma, è reattivo al massimo grado, così mi pare di interpretare le sue risposte, lo stesso primo piano. Dunque, grazie Gnagnarella. Grazie Zulle. Non riesci ad avere Pantani? Credo sì, che... sì, adesso ci trasferiamo su Pantani, che è letteralmente assalito e assediato dai colleghi. E lo immaginiamo. Intanto della carta stampata. Riprendiamo, chiamiamo appena è con noi. Perfetto. Riprendiamo allora il nostro discorso in studio, mentre prego anche Gianni Cerqueti, che è arrivato, di raggiungerci
in studio per darci le sue sensazioni. Ha vissuto come sempre gli ultimi chilometri in diretta in motocicletta accanto ai corridori. Dicevamo della tappa di domani. Naturalmente Zülle non si è sbilanciato, ha detto naturalmente arriverò davanti, mi è parso di capire, di decifrare dal suo spagnolo, arriverò davanti a Tonkov e a Pantani, ma non so di quanto. È una tappa per lui domani, indubbiamente il percorso è ondulato, c'è questa grande strada che porta a Opicina e non è durissima come salita, ma è una strada adatta appunto per i cronome come lui, credo che sia disegnata a pennello per lui. Comunque ci deve essere uno strappo impegnativo dopo qualche chilometro, uno strappo di 700-800 metri intorno. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sì, ma non credo metta in difficoltà uno come Zülle, che oggi ha dimostrato di essere là quasi qui primi in salita. No, scusate, c'è una salita in partenza di 5 km. Sì, ma tra di questa salita uno strappo di 800-900 metri. Sì, ma c'è la strada larga, sembra. Ma io credo comunque che questo strappo, questa salita non preoccupi certamente Zülle. Il problema è quanto prenderanno quelli che lo seguono. Io credo quello che abbiamo visto al prologue, che è abbastanza relativo comunque, credo che Tonkov sia attorno ai 2,5 secondi a chilometro da Zülle e Pantani oltre i 3,5. Questo credo che sia un distacco accettabile. Quindi 3 secondi al chilometro sarebbero 2 minuti. Per Tonkov un distacco di 1,5 minuti, per Pantani sui più di 2 minuti. Scusate, pensate che Tonkov possa tenere il ritmo di Zülle a cronometro? Perché quando ha vinto il giro 2 anni fa a cronometro è andato molto bene Tonkov. Si difende bene Pavel, però non è uno specialista. Non è uno specialista nei confronti di uno Zülle, certo no. Comunque, prima di anticipare il discorso sulla tappa di domani, lo esamineremo per bene in chiusura di trasmissione, forse possiamo tornare in studio, grazie a Anna Cristina Giustiniani, per così, tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori, per far vedere così come si presenta la frazione di domani. Effettivamente c'è questa salita nella prima parte, non sarà durissima, non sarà lunghissima, ma c'è e come, e si vede, e questo indubbiamente ridurrà le proporzioni. Come me l'hanno descritta, c'è questo primo tratto di 800 metri, 900, con una pendenza superiore al 10%, poi la strada diventa molto più agevole, sale leggermente per 4 km o poco più, ma con una pendenza del 2-3%, quindi da grande rapporto, quindi quella è per Zülle. Questa comunque, questi cambi di ritmo secondo me danno la possibilità a Tonko e a Pantani di perdere meno secondi nei confronti di un Zülle che quando c'è pianura, l'abbiamo visto nel prologo, va veramente più forte, anche se bisogna dire che Zülle non è Indurain. Zülle non è Indurain, dice Cassani, ma abbiamo Marco Pantani, a te Gnagnarella. Sì, un attimo di pazienza che a Pantani sistemano i colleghi tecnici, sistemano l'auricolare, termina di rispondere alla televisione tedesca. Pantani, siete stati tempestivi nel passarci la linea, ma Pantani ormai è preziosissimo, non possiamo restituirlo, ha risposto pazientemente alle domande di tutti quanti i colleghi. Allora Pantani ci sente? Sì, Pantani mi sente, Ferretti, ma sta ultimando un'intervista con la televisione tedesca. E allora torniamo qui in studio con Gianni Cerquetti. Ecco Pantani, ecco Pantani, Ferretti, perdona. Ancora Pantani. Ecco Pantani. Linea a voi al parterre. Ecco Pantani, siamo in diretta con il processo alla tappa. Zülle ha detto, tanto complimenti per la gara portata a termine brillantemente, Zülle ha detto che domani non si sente così forte come in una semplice cronometro. Ma io sono invece pienamente sicuro che Zülle domani farà una grande cronometro, e ha dimostrato di essere in forma anche in questa salita, credo che domani sicuramente farà una grande cronometro. E le prospettive su per domani? Ma le mie prospettive sono quelle di cercare di perdere il meno possibile, sono consapevole di essere inferiore in questa specialità, quindi la mia testa è proiettata sulle altre montagne, sperando che questi sforzi che oggi io e i miei avversari siamo dovuti sobbarcarci, magari uno di questi giorni qualcuno possa pagare più con dei secondi in più questi sforzi, e speriamo che magari siano i miei avversari, non sia io. Qualcuno intanto,
Sì, prego, prego, Gnagnarella. No, no, dicevo, intanto qualche rivale per la vittoria finale a Milano oggi è rimasto abbastanza già indietro. Ma, sai, si era già visto nelle salite precedenti che c'erano dei problemi per certi corridori. Ieri avevo visto molto bene Tonkov, che mi aveva risposto sulla salita molto bene. Infatti è stato uno fra i più forti in questa salita. Bene ancora Zulle, che ha fatto gli ultimi 6 chilometri più forte di tutti, credo. Credo che a questo punto sia scoppiato il giro e quindi vedremo strada facendo. Pantani, con estrema sincerità, quanto pensava di guadagnare su questa salita? Ma a me mi sarebbe bastato guadagnare un secondo per vincere una corsa. Ho attaccato molto presto perché nella mia testa c'era il desiderio di provare le mie condizioni e le condizioni degli avversari. Qualcuno ha storto la bocca effettivamente quando ha visto Pantani scattare subito. D'altra parte bisogna dire che la parte più dura della salita era proprio all'inizio, quindi era lì che probabilmente bisognava provare. Sì, se io avrei aspettato qualche chilometro in più, probabilmente, visto con i pochi secondi che sono arrivato, avrei rischiato di non vincere nemmeno la tappa. Quindi ci vuole a volte un po' di coraggio, un po' di... Questo quando è partito Pantani. È il momento che stiamo vedendo in cui Pantani così sgretola il gruppo dietro di sé, gli rimane attaccato soltanto Tonkov. C'era Cassani che voleva chiedere una cosa a Pantani. Sì Marco, io volevo chiederti, ho avuto l'impressione che a 4 km dall'arrivo, a 3 e mezzo, hai avuto un attimo di defiance, cioè mi sembravi un po' affaticato, è stata una mia impressione o corrisponde alla verità? A tutti buongiorno da Rai International e da Marina Morgan ed ora ci colleghiamo in... Fra poco passa il giro, è un po' che mi ha lasciato e come un corridore quasi quasi mi ritiro. Mi chiudo in questa stanza perché la tua presenza, malgrado passi il giro, devo dire che mi manchi da morire. Fra poco passa il giro, io ci speravo tanto.